presenti in sala, e soprattutto ringrazio il presidente, il dottor Impiduia, e il Lions Club Agrigento scegliere la nostra scuola per ospitare questa iniziativa. Le manifestazioni dando voce ai ragazzi, quindi prima ancora di cedere il microfono ragazzi della terza D economico-sociale a presentare il loro lavoro. Per tutti i corpi sfruttati, per l'intelligenza calpestata, per la libertà negata, per tutte le sensibilità violate, in piedi uomini davanti ad una donna. Uccisa dal marito Giovanni Salamone il 16 ottobre di quest'anno nella casa di Solero all'età di 53 anni. Donna solare, estroversa, mamma di due figli. Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre del 2023 a Fossò, vicino Padova, all'età di 22 anni, da parte del suo ex fidanzato Filippo Turetta, prossima a laurearsi con la discussione della sua tesi di laurea fissata per il 16 novembre dello stesso anno. Antonella Ferro, uccisa a Raffadali il 20 marzo con 3 coltellate, una delle quali al cuore, all'età di 18 anni, a poca distanza dalla sua abitazione dall'ex fidanzato Mariano Baristrelli, 25 anni, sergente dell'esercito. Aurora Tila, la piccola tredicenne precipitata dal settimo piano, che avrebbe dovuto compiere 14 anni, il 9 novembre del 2024. Uccisa dall'ex fidanzato in un violento volo di 10 metri. Giulia Tramontano, uccisa nella città metropolitana di Milano il 27 maggio del 2023, in stato di gravidanza al settimo mese, dal compagno con cui sarebbe dovuta andare a vivere, Alessandro Impagnatiello. Jessica Notaro, testimone attiva contro ogni violenza di genere dopo l'aggressione avvenuta il 10 gennaio del 2017 a Rimini dall'ex fidanzato Edson Tavares, che l'ha portata a diversi interventi chirurgici e la perdita dell'occhio. Michelle Causo, morta il 26 giugno del 2024. Uccisa da un coetaneo di 17 anni che ha occultato il cadavere, un giovane trapper con un discreto seguito sui social. Lei lo aveva respinto ed è stata accoltellata per un debito di meno di 40 euro. Una, nessuna, 100.000. Insieme per non dimenticare, per educare all'amore, all'ascolto, contro ogni forma di violenza psichica e fisica, per sensibilizzare chiunque a chiedere aiuto.
Insieme possiamo vincere. Occorre coraggio ed orecchio. Destrutturare i stereotipi di genere, sensibilizzare ed informare, al fine di creare una cultura condivisa di rispetto vero e proprio. La scuola di oggi, il nostro liceo. Questi segni di speranza, di far acquisire maggiore consapevolezza ai nostri giovani e dare loro una formazione, una conoscenza, una crescita della coscienza civile in maniera tale che questi fenomeni possano. Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte, sono veramente orgoglioso per questa manifestazione. Veramente sono rimasto